non mancano e non potevano mancare le riflessioni degli uomini politici di sinistra o ex tale della provincia di Salerno sulla situazione del Partito Democratico a livello nazionale. La visita o la venuta nell'agro di Michele Emiliano prima a Nocera e a Pagane, di Pietro Foleda a Rocca Piemonte, spinge un po' gli elettori di sinistra a prendere posizione ed a decidere sul da farsi in un prossimo futuro, vista la frantumazione, altro che scissione, del Partito Democratico. E sono dell'ultima ora le riflessioni di Andrea De Simone, politico salernitano di primo piano, che elenca gli errori, le sbandate, le disattenzioni dei responsabili nazionali che non hanno pensato a preoccuparsi degli iscritti che sono scomparsi un poco alla volta, credendo di poter gestire il partito, lo Stato, nominando una miriade, una pletora di ministri, viceministri e sottosegretari. Il Partito Democratico non doveva, dicono in coro Andrea De Simone e Pietro Foleda, pensare a garantirsi maggioranza con voti spuri, che certamente non rappresentavano i movimenti cattolici e gli uomini di sinistra che qualche decennio fa sentirono l'esigenza e vollero unire la storia di tante battaglie politiche, sindacali e di movimenti di pensiero. Gli errori del passato recente e delle ultime ore, dicono i due uomini politici, ribadisco, De Simone e Foleda, ci inducono a creare gruppi che saranno presenti alle prossime amministrative per garantire e rappresentare i numerosissimi cattolici, le forze progressiste e riformatrici che desiderano l'unità e non le divisioni e che non aspirano oggi ad accordi ibridi e populistici che non hanno nulla a che vedere con la storia del cattolicesimo progressista e della sinistra italiana. Penso che Renzi non ascolti, non sia abituato all'ascolto. Sarebbe stato opportuno, ad esempio, dopo un voto come quello dell'Emilia Romagna, dove si è recato alle urne il 37% degli elettori e dunque in una tradizionale regione rossa circa il 60% degli elettori non è andato a votare, è importante che un partito politico che ha un carattere democratico come il Partito Democratico faccia una riflessione. Perché le persone non vanno più a votare, perfino in Emilia Romagna? Perché c'è questo fenomeno dell'astensione? Perché c'è una protesta forte che hanno raccolto nel corso di questi anni i 5 Stelle. Dunque oggi non c'è una scissione. Di fatto nel corso di questi anni si è registrata una scissione tra una parte importante del popolo italiano e un partito che non ha una vita democratica, non ha una struttura, non ha sedi di confronto, di partecipazione. Dove sono le sedi del PD? Dove un cittadino può entrare e discutere, incontrare un dirigente. Il PD si organizza in occasione delle primarie e in occasione del tesseramento. Basta. Dunque un partito che non ha una vita democratica è un partito che è destinato a scomparire. Vecchia strada non porta più da nessuna parte. Affidare tutto il potere a una sola persona, come si è visto con Renzi, porta a questi risultati. La protesta per la protesta di Grillo può essere un bel voto contro, ma in questo momento c'è anche bisogno di costruire. La novità può essere una forza che non riassegna compiti di guida a uomini del passato, ma una forza che fa della partecipazione democratica e del protagonismo dal basso la propria identità e che federa tutti quelli che vogliono costruire questo grande movimento collettivo.